Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in questo video. Oggi volevo girare un video che esula totalmente dalle mie competenze, perché oggi si parla di fashion, ossia di moda vestiti, che è una cosa che sinceramente non mi appartiene proprio tantissimo, perché in realtà sono una persona che ama molto il basic, quindi io veramente posso girare semplicemente tutti i giorni, tutta la vita con una maglietta nera o bianca e i leggings. Però siccome quest'anno, non so, ho voglia di un po' di colore e di cambiare un po', mi sono dedicata nelle ultime settimane a qualcosina di shopping. Non ho speso chissà quanto e non ho comprato chissà quanto, però ci tenevo a farvi vedere le cose che ho acquistato che magari potrebbero esservi di ispirazione nel caso in cui stiate anche voi cercando qualcosina di nuovo da mettervi. E quindi sono tutti pezzi prettamente estivi, a parte magari un paio di pantaloni che possono essere utilizzati tranquillamente anche nella stagione autunnale. E basta, bando alle ciance, spero di riuscire a farveli vedere anche indossati, farò del mio meglio, promesso. E detto ciò, iniziamo subito. Allora, vorrei partire da OVS perché in pratica lì ho trovato alcuni top che cercavo e qua siamo ancora in ambito un pochino più basic perché per quando vado a lavoro, insomma, mi servono dei top o comunque un abbigliamento abbastanza sobrio. E in particolare, siccome sono diventata una fan sfegatata dei pantaloni a vita alta, quindi tipo culotte e genere, insomma, ma anche gli shorts a vita alta, quindi mi servivano dei top che fossero un pochino più corti sopra, perché altrimenti secondo me è molto antiestetico. Detto ciò, da OVS è l'unico posto dove sono riuscita a trovare dei top che siano anche molto semplici, però appunto un pochino più corti. Come ad esempio questa, che è una semplicissima t-shirt nera, che però di per sé arriva praticamente all'altezza, appena sotto l'ombelico, ecco per dire. Non è aderente, è un po' più larghina, più che altro perché io ho preso la taglia XL, che vi sembrerà strano, però sta proprio calza a pennello per come la voglio io. Ossia, io odio le magliette aderenti, odio, specialmente in estate, quindi per me deve essere tutto un po' più slargagnone. E quindi questa insomma era perfetta. Però ecco, in sostanza mi serviva una maglietta di questo tipo e quindi è assolutamente perfetta, comoda, fresca e basta. Sempre sullo stesso stampo abbiamo anche queste magliette qua. In realtà ne ho una bianca e una nera, solo che quella nera a lavare cambia il tipo di tessuto perché è sempre cotone, però tipo quello un po' a costine. È un po' più aderente, però la cosa non mi dispiace perché insomma rimane sempre molto comoda. È sempre un po' più cortina e quello che mi piace è che ha questi bordini sia sotto che alle maniche un po' più ondulati, per dire, insomma, scommetto che avete presente di cosa sto parlando. Comunque non sono a taglio dritto, bensì un pochino mosso, ecco. Comodissime, queste veramente belle, specialmente questa bianca sulla bronzatura. T-shirt normalissime, assolutamente niente di particolare, però sono contenta di averla trovata ad OVS. Ovviamente dopo i prezzi sono straeconomici di questi prodotti, cercherò di trovare i link o comunque i prezzi, in ogni caso credo di aver pagato tra i 5 e i 7 euro per queste magliette, ecco. Un'altra maglietta invece sempre di OVS è questa qua, bianca a righe nere, stesso principio di quella nera, un po' più corta. Questa mi piace perché io sono una fissata di righe, il mio armadio ormai si compone praticamente solo di pezzi a righe e dopo vedete anche un altro paio di pezzi sullo stile. Comunque anche questa, cotone, semplicissima, un po' più corta, larga e sta bene sia con le culotte totalmente nere oppure anche i leggings assolutamente, oppure gli shorts in jeans. Invece poi ho fatto per la prima volta qualche acquisto sul sito di Bershka che in realtà non ci sono neanche mai entrata in un negozio fisico, però ho visto che avevano dei pezzi molto trendy, diciamo, ecco, quindi volevo provare ad acquistare qualcosina anche perché i prezzi non sono proibitivi. Detto ciò, il primo capo che ho acquistato è la camicetta che indosso, è una camicetta a righe, ovviamente verticali bianche e blu, sotto qua ha un nodino che non riesco a farvi vedere, eccolo, quindi è un pochino più corta anche questa, sta molto bene con i pantaloni a vita alta. Dietro, dopo cercherò di farvela vedere, ha uno scollo un pochino più ampio sulla schiena, niente di eccessivo, però è molto carina. È un po' più frivola, un po' più romantica, ecco, leggerissima, carina, facile da indossare praticamente con tutto. Tra l'altro quello che volevo dire di Bershka è che come prima esperienza mi sono trovata bene,
ma non benissimo, più che altro per le taglie, perché io tendenzialmente spazio dalla S alla M perché non ho tette in pratica e quindi di solito opto per i top un pochino più piccoli. Questa volta ho optato per una M giusto per andare sul sicuro, perché questi sono tutti pezzi comunque abbastanza corti, non li volevo troppo corti. Però sinceramente col senno di poi, con un paio di queste avrei optato per una taglia in più, quindi per una L, perché appunto sono molto molto piccolini e non so se sia perché appunto il target sia più giovane o che comunque io vi consiglio di prendere una taglia in più, tutto qua. Il secondo top che invece ho acquistato è uno di questi, che in pratica è una camicetta che ha la spallina separata, per dire, quindi ha questo volante, questa ruche che parte da una spalla all'altra, resta scoperta proprio la punta della spalla e dopo questo, diciamo, questa manichina parte a metà braccio, ecco. Molto carina, molto romantica, bello con questo disegno floreale, è molto corta, quindi questa qua necessita proprio di un paio di pantaloni a vita alta oppure di una gonna a vita alta, perché non esiste che io mostri anche solo un centimetro di pancia, però per il resto è veramente carinissima, super estiva, super leggera e niente, sono contenta comunque di averla. E qualità non eccellente, con questi pezzi effettivamente posso dirlo, credo che abbiano un po' della cinesata, nel senso che a livello qualitativo ci troviamo di fronte veramente al basic, 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 almeno con i pezzi che ho acquistato io, cuciture un po' strafalfare, alcuni fili che svolazzano in giro, quindi secondo me questo tipo di capo l'ho riuscita a trovare anche tranquillamente in un negozio cinese. I prezzi più o meno sono gli stessi e quindi insomma valutate voi, anche questa è una M. Il pezzo che mi ha delusa di più che altro, perché era quello che mi piaceva di più dal sito, ecco, e mi è dispiaciuto il fatto, aiuto, mi si sta arricciando tutto, scusate un secondo, ecco. questa camicetta insomma sul sito era bellissima, me ne ero innamorata perché è molto particolare, a parte che ha questo disegno tropicale veramente splendido, però appunto ho preso un M, ma questa è veramente corta, troppo corta per me, cioè la metto però non mi sento a mio agio quanto speravo. È bella perché ha queste maniche praticamente a canotta, solo che da un lato ha un volant praticamente che parte da qua, quindi diciamo parte dalla fine della camicetta per andare fin sulla spalla e poi attraversa anche tutto il retro, quindi è un pochino più particolare, molto elegante, raffinata, sotto ha proprio un po' di ruche qua ed è molto carina, però questa la trovo veramente corta e l'avrei dovuta prendere in una L, perché appunto in questo caso si rischia veramente di esporre l'ombelico, cosa che io non volevo assolutamente fare. Detto ciò, è veramente carina, penso che fosse anche uno dei pezzi che ho pagato di più. C'era sia questa stampa che un'altra, sempre molto bella, un po' più primaverile. Col senno di poi la ricomprerei, però la ricomprerei assolutamente in una taglia L anziché M, però questa è veramente bella. Ultimo top invece che ho acquistato sempre da Bershka è uno di questi, il trend ormai impazza per le spalle scoperte e le maniche a pipistrello, ovviamente è un po' più, cioè maniche lunghe diciamo, quindi la vedo più indicata per le serate estive dove c'è un po' di brezza o appunto quando farà un po' più freschino, ma detto ciò è veramente bella. Anche qua parliamo di un tessuto sintetico, quindi vabbè la qualità è quella che è, però insomma la camicetta addosso è molto carina, quindi lascia le spalle completamente scoperte, oppure se volete ve la tirate su, e dopo queste maniche tipo a pipistrello, però in realtà partono solo tipo da metà braccio ad ampliarsi, e quindi sono molto anni 70, molto belle, e la stampa secondo me è meravigliosa, perché è proprio floreale, fresca, leggera. Il body appunto è tutto largo, per niente aderente, e me l'avrete vista indossata credo nel video della presentazione della Psychotropical di Neve Cosmetics, e quindi sì, anche qua qualità non eccezionale, però insomma per il prezzo che ha secondo me è più che accettabile. Invece poi da H&M ho trovato per la prima volta un paio di shorts che mi piacciono e che trovo mi stiano bene.
Io è da quando saranno 10 anni che non indosso un paio di shorts perché trovo che mi stiano tutti male, però ho trovato finalmente un paio di pantaloncini belli. Sono questi e sono la cosa più stretchy, quindi più elasticizzata del pianeta. Sono sempre a vita alta e sono abbastanza corti, però non troppo da far vedere le natiche, ecco. Sul retro hanno questi due bei tasconi, fanno veramente un bel di dietro, ve lo dico. Sono veramente un paio di pantaloni, intanto super comodi, ma vestono veramente molto bene. Di questi ho preso una 42 e niente, sono iper comodi, belli proprio, va bene sia da città che appunto da mare, ecco, e sta benissimo con questa camicetta, tra l'altro, quindi ottimo acquisto, sono costati veramente poco, credo sui 15 euro. E se anche voi avete difficoltà a trovare dei pantaloncini che vi piacciono, sia comodi e non siano troppo, che non espongano troppa pelle, vi straconsiglio H&M. Adesso le cose si complicano nel mostrarvi i capi, perché ho un paio di cioè due paio di pantaloni lunghi e larghi. Allora, il primo è questo paio di pantaloni qua che spero riuscirete a intuire che forma abbia. Quindi parliamo del classico pantalone a vita alta a culotte, quindi sono quelle con le gambe molto ampie, molto larghe e che arrivano praticamente alla caviglia, per dire. Forse se siete più alte di me vi arriva a metà polpaccio e quindi seguirete ancora meglio il trend, però insomma a me arriva poco sopra la caviglia. E sono in questo tessuto sintetico misto cotone super leggero. Cioè questi sono i pantaloni estivi veramente che adoro, perché per quanto, cioè anche se sono lunghi, sono iper mega comodi e freschi e come vi anticipavo le righe sono ormai dominanti nel mio armadio. Questi li adoro, ragazzi, li ho presi in un negozio di cinesi, pagati tipo 17 euro e sono spaziali. Tant'è che dopo ho fatto un giretto per altri negozi nel centro commerciale della mia città e li ho trovati a 2 euro in più, uguali, e vi giuro, uguali in un altro negozio. Quindi, Comunque sì, insomma, questi sono veramente spettacolari. Ve li ho anche fatti vedere in una Instagram Stories qualche giorno fa, mi avete chiesto tutti dove li avessi presi. Li adoro sia da abbinare appunto con un top un pochino più raffinato che se la semplice t-shirt bianca o nera, bellissimi. Certo sono dei pantaloni protagonisti, quindi starei un pochino più sul leggero per quanto riguarda i motivi sul top. Non li abbinerei mai a questo, per dire, perché riga su riga mi fa molto pigiama. Comunque, se trovate un modello simile anche dalle vostre parti, secondo me anche tipo al mercato si trova qualcosa di simile, comprateli perché sono perfetti per l'estate. E invece l'ultimo paio di pantaloni che ho preso sempre da Bershka è questo, che in realtà sembra una tenda, ma vi posso garantire che sono dei pantaloni. Questi sono in tessuto elasticizzato sintetico, praticamente misto cotone, super elasticizzato, e questi a differenza degli altri sopra semplicemente hanno la vestibilità di un leggings, per dire, perché hanno proprio la fascia elastica qua. Io li porto sempre a vita alta e dopo si aprono appunto in questi pantaloni giganti. Questi sono probabilmente quelli più larghi che ho. E niente, vestono sì, non sono i miei preferiti perché trovo che siano effettivamente un po' tanto tendone da circo, però insomma fanno quello che devono fare, sono un po' più pesantini di quanto immaginassi, quindi anche in estate li sento un po' più pesanti addosso, però poco male, cioè li indosso comunque. Questi appunto ne volevo un paio, volevo un paio di culotte nere molto basic, molto semplici da abbinare a dei top un po' più stampati, ecco. E anche questi non mi sono costati affatto tanto, quindi direi che ci può stare. Ultimo acquisto invece che ho fatto, sempre da H&M, mi dispiace ma qua ve le mostro già sporche, è un paio di ballerine di quelle che vanno adesso di moda, aspettate che le riallaccio, che hanno praticamente preso un po' ispirazione dalle Studded, credo si chiamino, di Valentino, e sono fatte così. Quindi sono delle semplicissime ballerine nere, qua ho già messo un alzatacco, scusate se è antiestetico, però poi praticamente c'è un laccetto che avvolge la caviglia e il laccetto ha praticamente queste borchiette con i buchi, quindi trasforma un modello come la ballerina, che è molto elegante, raffinato da signorina, in un modello un pochino più rock, ecco, un po' più
casual, e questo è il tipo di scarpa che mi piace tantissimo indossare appunto con le culotte, perché per quel tipo di pantalone lì ci vuole veramente la scarpa giusta, perché altrimenti sembra molto trash. Quindi non le indosserei con le scarpe da ginnastica, per dire, le culotte. Mi piace appunto un modello di scarpa così, che è un po' più raffinato ma al contempo con un po' di carattere, oppure con dei tacchi, solo che io non ho mai occasione di indossare i tacchi e li trovo molto scomodi, quindi evito. Però insomma, queste qua mi piacciono veramente molto, sono delle ballerine da 15 o 16 euro, quindi la qualità è quella che è, non pretendo che mi durino una vita e sono molto scomode, per quello ho già messo un alzatacco, perché se ci vado a lavorare devo stare tutto il giorno in piedi, diventano un po' importabili. Però insomma, si può fare anche solo per una sera oppure da giorno, insomma è quel pezzo un po' più particolare che, se vi piace, poi magari potete decidere di investire un po' più soldi nel comprarvi un modello più costoso e di qualità. Però intanto insomma, grazie a H&M di aver risposto alle mie esigenze. Mi stavo dimenticando di mostrarvi il pezzo forte per quanto riguarda le scarpe. Mi sono state inviate due paia di sandali dal marchio Gardini Spirits, e volevo farveli vedere perché li sto usando non stop. Il primo è questo qua, sono dei sandali con, aspettate che ne prendo solo uno, in pratica con la base in vera pelle, anche il cinturino, e hanno tutti questi decori veramente di perline, di cose varie, insomma, applicate a mano se non erro, e la suola è un po' più spessa, bianca, in gomma, che gli rende iper mega comodi per camminarci, veramente li sto adorando e li indosso un po' con tutto, dalla gonna lunga agli shorts, ai pantaloni, appunto anche quelli che vi ho appena fatto vedere, e sono iper comodi oltre ad essere iper belli. Il secondo paio invece è un paio di sandali gioiello fatti così, aspettate, eccoli qua, sempre in vera pelle con l'applicazione di queste... di questi brillantini, diciamo, gialli e azzurri, e il modello è infradito, e scusate se sono malconci, è che li sto indossando praticamente tutti i giorni, e dietro c'è il cinturino ovviamente che tiene fermo il piede, sono raffinatissimi, eleganti, comunque hanno un po' un twist con tutte queste perline colorate, e anche questi, cioè, sono iper estivi, iper freschi, iper comodi, e di qualità eccezionale, quindi vi lascerò poi giù nel link, magari giù nell'info box il link al loro sito dove potete vedere tutti i modelli. Comunque io ne sono innamorata e sicuramente se trovo un rivenditore acquisterò anche altre paia. E questo era già quanto per il mio haul di vestiti estivi, spero di avervi ispirato un pochino, non sono affatto una persona alla moda e i vestiti sono assolutamente in secondo ripiano rispetto al make up, però ogni tanto mi prende lo sfizio di fare un po' di shopping e mi rifaccio l'armadio, quindi già con questi pezzi per il momento mi sento a posto. Ho anche comprato un costume da Tezzani, aspettate che quello ve lo faccio vedere. Eccomi qua, se è un haul estivo ci vuole per forza anche il costume. Comunque ho comprato questo costumino a righe da Tezzani, il cui top è così, senza spalline, e si lega dietro praticamente con i lacci, e anche qua ritorna il motivo un po' ondulato, diciamo, sui bordi. È molto carino addosso, vi permette di abbronzarvi in maniera che non abbiate strane righe, strisce stampate addosso. E le mutande che ci ho abbinato hanno lo stesso motivo da un lato, quindi sono semplicissime mutande così con i laccetti laterali, ma se volete la cosa fica è che è double face e quindi lo girate e avete questo motivo, questa base blu con delle palme sopra, e quindi potete decidere di staccare un pochino motivo dal top al sotto. Quindi molto carino, da Tezzani al momento, visto che hanno dei bei costumini, qualitativamente insomma sono quello che sono, però insomma anche solo per un'estate ci sono delle belle varianti. E basta, giuro di aver finito adesso, quindi questo è stato il mio giro di shopping del mese di giugno, penso, praticamente sì, tutto di giugno, e niente, fatemi sapere se insomma c'è qualche pezzo in particolare che vi piace, se avete anche voi qualcosa, se mi consigliate qualche altro shop sia online che fisico dove hanno dei pezzi interessanti nel mio stile, ecco. Adesso con i saldi probabilmente andrò a dare un'occhiata in giro anche da Mango e Zara. E basta, però intanto questo è quanto per il video di oggi, spero di avervi fatto passare un po' di tempo in compagnia e spero di rivedervi nel prossimo. Ciao!